Perfetto, bentornati, bentornati a tutti, all'appuntamento che dedichiamo come un'associazione sottosopra alla società digitale e oggi avremo modo di parlare di come la tecnologia sta cambiando nel tempo le nostre democrazie. Lo faremo in particolare con Gabriele Giacomini, che è un accademico e saggista estremamente prolifico in questi anni su questi temi, ha scritto moltissimi libri, diciamo, dovrà affrontare il tema della democrazia in rapporto al digitale. È dottore di ricerca in filosofia presso l'Università San Raffaele di Milano e allo IUS di Pavia e attualmente assegnista di ricerca in sociologia della comunicazione e della cultura all'Università di Udine. Ad oggi collabora con la Fondazione Bassetti di Milano, ha lavorato presso la Scuola Enrico Mattei dell'ENI e per 5 anni è stato anche assessore all'innovazione e dello sviluppo economico presso il comune di Udine. Oltre che presso l'Università di Udine, come dicevo prima, lavora anche presso il Centro Studi di Etica e Politica dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano ed è membro del Centro per gli Studi Avanzati del Sud-Est Europeo presso l'Università di Rijeka, altresì nota come fiume in Croazia. Ecco, innanzitutto appunto ti ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito di oggi. Grazie a voi. Ecco, oggi parleremo, in particolare partiremo da due ultimi testi che hai pubblicato. Uno ce l'ho qui in mano, per la casa editrice Meltemi. E il cui titolo è Governo delle piattaforme, i media digitali visti dagli italiani, che è un interessante testo perché va, diciamo, oltre che alcune considerazioni di cui ci parlerà, c'è anche un interessante, diciamo, indagine statistica, diciamo, su cosa gli italiani, diciamo, pensano di internet, come vedono, diciamo, la rete. E poi, diciamo, c'era anche in soccorso quest'altro libro che è uscito la scorsa estate, The Road to Revolution, dove Giacomini affronta diciamo, attraverso una solita, diciamo, storia dei classici della cultura e della filosofia liberale, insomma, spiega come questa, diciamo, come la comunicazione digitale vada a diciamo, a scontrarsi. A diciamo, interagire diciamo, con quelli che sono appunto, soprattutto i sistemi autoritari, insomma, poi insomma, c'è anche magari qualcosa di attualità che abbiamo modo insomma, di vedere, visto tutto quello che sta succedendo nelle ultime settimane, insomma, dal Brasile all'Iran, cioè Brasile ovviamente è una democrazia, si spera insomma, che continui a essere una democrazia, fino all'Iran, insomma, dove sono succedendo molte cose negli ultimi mesi. E perfetto, allora parto direttamente con la prima domanda che volevo chiedergli. Ecco, è un po' diciamo, un salto, se vogliamo, un po' indietro nel tempo, se vogliamo, nel senso che negli anni 90, quando la rete diciamo, è passata da un esperimento militare, comunque legato alle università, diciamo così, ad essere appunto accessibile un po' a tutti e si è iniziato a sviluppare internet privato, insomma, quindi la possibilità per tutti, diciamo, di avere un utilizzo, diciamo, quotidiano. C'era una grande promessa, diciamo, di disintermediazione. Appunto, ci si immaginava che, appunto, le informazioni sarebbero più passate in maniera piramidale, insomma, da un centro, ma sarebbe stata, appunto, questa disintermediazione. E poi le cose, diciamo, sono andate un po' diversamente. Se pensiamo, ad esempio, al caso tra tutti, quello di Twitter, dove abbiamo avuto appunto 2 anni fa diciamo, un presidente degli Stati Uniti appunto, che aveva perso le elezioni, però ancora in carica, che è stato estromesso dalla piattaforma, fino ad arrivare a tutti gli sconvolgimenti degli ultimi 2 mesi, da quando è stato acquistato da quando appunto è stata ceduta la proprietà di Tesla e dove anche lì sono stati magari tolti diciamo, dalla piattaforma magari alcuni giornalisti. Quindi appunto c'è questo problema insomma permane. Quindi cos'è che è andato storto di preciso insomma, in questi 20 anni, 25, in questo quarto di secolo diciamo? Ma del tutto comprensibilmente,
Internet all'inizio si è sviluppata con grande entusiasmo da parte di tantissime persone, come era anche giusto che fosse, perché in effetti Internet ha fatto forse all'ennesima potenza quello che ha fatto la stampa a caratteri mobili qualche secolo fa, ha liberato tantissime energie, tantissime idee, punti di vista. Ed è anche permesso di superare alcuni blocchi, magari blocchi di potere, di vecchi media, vecchi gruppi che magari davano il loro indirizzo, sempre di nuovo del tutto legittimamente, però l'internet ha permesso di scavalcare, ha permesso di inserire voci nuove. E questo è stato non soltanto pensiero desiderante, non soltanto un grande entusiasmo, ma in effetti si è anche realizzato. E quindi c'è sia una quota di spinta, diciamo così, anche emotiva, anche ottimista, ma c'è, in effetti c'è anche una quota bella importante di realtà, nel senso che Internet ha permesso la cosiddetta disintermediazione in diversi settori e l'ha in parte realizzata, non del tutto, ma in parte l'ha realizzata. Adesso molto spesso non ci richiamo come negli anni 90, come nei primi anni 2000, non ci richiamo più in agenzia di viaggi per organizzare viaggi magari molto lontani e lo facciamo, fra virgolette, direttamente online attraverso le varie piattaforme. Non andiamo più in banca dallo sportellista per fare i bonifici e lo facciamo direttamente, sempre fra virgolette, attraverso l'app della banca, per fare un esempio. Oppure anche per quanto riguarda l'informazione, appunto, parlavamo prima di idee, di nuove persone che entrano in maniera più incisiva nella sfera pubblica. Beh, appunto, in passato avevamo i grandi giornali tradizionali. E vediamo che questi giornali vendono sempre meno e che le persone si informano sempre di più attraverso internet. Ci sono gli influencer, appunto, gli opinion leader su internet, che sono anche persone nuove rispetto a quelle che erano i giornalisti tradizionali. Quindi, in parte, una disintermediazione c'è stata. Però la mia tesi è che se noi vediamo tutto attraverso la lente della disintermediazione, che in effetti è una cosa che, appunto, ripeto, c'è e c'è stata e continua ad esserci. Ma se vediamo soltanto attraverso questa lente, ci perdiamo una parte della storia. E la parte della storia è quello che ha sostituito, in parte, questi vecchi intermediari, sia nell'ambito del turismo, sia nell'ambito appunto della finanza, della banca, sia nell'ambito del giornalismo, nell'ambito della politica. E quindi ad una disintermediazione sempre di più si è affiancata una neo-intermediazione, cioè una nuova intermediazione, che non è più l'intermediazione vecchia, quella dei giornali, quella degli sportellisti in banca, quella degli agenzie di viaggio, ma che è spesso un'intermediazione di realtà, di organizzazioni digitali, che fanno le cose in maniera diversa rispetto agli intermediari, diciamo così, del Novecento. Ma non per questo non esistono, anzi esistono e si pongono fra noi e quello che vogliamo fare. Per quello, quando io prima parlavo di, no, direttamente attraverso l'app di viaggio, direttamente attraverso l'app di banca, mettevo questo direttamente fra virgolette, perché ci sembra che sia direttamente, ci sembra che lo facciamo in prima persona, ma in realtà ci interfacciamo con un portale, con una architettura delle scelte digitale che ci incanala in una direzione piuttosto che un'altra, come non può non fare, perché noi cognitivamente, nel momento in cui ci interfacciamo con un ambiente, questo ambiente naturalmente ci condiziona e noi condizioniamo l'ambiente, una cosa reciproca, ma l'ambiente ha un ruolo importante. E nel mondo digitale ci sono questi architetti dell'ambiente che sono appunto le piattaforme, i responsabili, i costruttori di questi siti, di queste piattaforme. Il punto è che questi neointermediari negli anni sono diventati sempre più forti e quindi sempre più rilevanti. Chiaro, chiarissimo. Ecco appunto, mi collego un po' subito a questo, insomma, a questa chiusura per chiedere appunto perché
appunto, le piattaforme sono sempre più rilevanti, si parla appunto anche di insomma, capitalismo del controllo, c'è sempre un maggior, diciamo, peso economico e di potere anche politico, insomma, di questi attori. E è spontaneo chiedersi quanto questo sia compatibile con la democrazia liberale, perlomeno per quella che abbiamo conosciuto, insomma, in passato. Quindi quali possono essere degli strumenti di bilanciamento, considerato il fatto che, ad esempio, storicamente l'antitrust come la tassazione erano alcuni degli strumenti storici che venivano utilizzati, invece, diciamo, sembrano entrambi un po' più deboli, insomma, rispetto anche semplicemente appunto a 20 anni fa. Allora, spoilerò, sì, è compatibile, però la democrazia liberale è una questione di equilibri, è un sistema misto di bilanciamento fra diversi poteri e può essere che quando le cose cambiano il bilanciamento dei poteri un po' si sposta e quindi va registrato, va riformato, va messo a posto. Quindi nella misura in cui noi facciamo la manutenzione della democrazia liberale va tutto benissimo e siamo nel pieno alveo della democrazia liberale e questa democrazia è compatibile con le piattaforme, con internet, assolutamente. Però bisogna fare questa innovazione. Nel momento in cui c'è un'innovazione tecnologica, ci deve essere anche un'innovazione liberal-democratica, perché i sistemi politici devono interagire con dei contesti digitali nuovi, ispirandosi sempre ai principi tradizionali della democrazia liberale, che sono beh, ovviamente democrazia, quindi partecipazione popolare, ma anche l'aspetto liberale, quindi diritti individuali, i pesi e i contrappesi, la divisione dei poteri. E tutto questo appunto va aggiornato. Riprendo una parte, diciamo così, della tua prima domanda che ho lasciato un po', diciamo così, senza risposta. Facevi riferimento, ad esempio, alla piattaforma Twitter. E al comportamento che ha avuto la piattaforma Twitter, in realtà non soltanto Twitter, ma anche altri social, nei confronti, ad esempio, di Trump nel momento in cui c'è stato questo assalto alle istituzioni americane, che fra l'altro sembra ripetersi in questi giorni anche in Brasile, c'è stato qualcosa di abbastanza simile, ovviamente molto preoccupante. Nel caso, ad esempio, di Trump è successo qualcosa di molto importante perché delle piattaforme private hanno deciso di silenziare quello che era all'epoca il presidente addirittura del più potente, si può dire, stato al mondo, il presidente degli Stati Uniti d'America. Non voglio entrare nel merito se nella sostanza Trump fosse a torto, avesse torto o avesse ragione. Penso che non si sia comportato benissimo personalmente, no? In questa situazione, però non voglio entrare nel merito. Il punto è un punto, diciamo, precedente, cioè fino a che punto è giusto che delle piattaforme private, che molto spesso intermediano una buona parte dell'opinione pubblica e delle idee in un settore. Ecco, fino a che punto è giusto che queste realtà private decidano secondo loro criteri se certe cose possono essere dette e certe cose non possono essere dette. Da un lato abbiamo una pressione molto importante, che è la pressione delle fake news, la pressione, ad esempio, del discorso d'odio. Noi vorremmo, giustamente, io credo, vivere in un ambiente digitale più possibile, diciamo così, accogliente, ma al tempo stesso si pone il problema. Chi decide? Fino ad adesso, in questo contesto un po', diciamo così, possiamo dire pure neoliberale, neoliberista, in cui sono cresciute le piattaforme, si è dato, diciamo così, mandato alla piattaforma di occuparsene. Però si tratta di questioni che riguardano la democrazia. Cioè, fino a quando parliamo di acquistare prodotti, di condividere le immagini delle vacanze, ma anche, non so, di condividere pensieri circa la musica che preferiamo, eccetera, eccetera, è un discorso. Nel momento in cui ci rendiamo conto che in queste piattaforme si parla anche
degli indirizzi politici, delle decisioni pubbliche che riguardano appunto la democrazia liberale, allora noi ci rendiamo conto che non lo stiamo più facendo come in passato, in un contesto come poteva essere la piazza, come poteva essere il caffè, quindi o in contesti pubblici o in contesti magari privati, come erano i caffè, però c'erano tantissimi, ma siamo in un contesto in cui appunto un contesto privato in cui gran parte dei discorsi si afferiscono soprattutto ad una piattaforma. Per fare un esempio, noi vediamo che sappiamo che nell'ambito dei social network il gruppo Meta è molto importante, ha moltissimo traffico. Facebook è il social più importante e Instagram ha preso, diciamo così, la fetta degli utenti un po' più giovani, ma abbiamo anche WhatsApp che fa parte dello stesso gruppo. Oppure per quanto riguarda i motori di ricerca, noi sappiamo che Google ha avuto talmente successo, sia anche positivo ovviamente economicamente, però ha avuto tanto successo che gran parte delle ricerche vengono fatte in un'unica piattaforma. Voi capite che in questo contesto si pongono delle questioni. Siamo di fronte a dei giganti che sicuramente hanno conquistato in maniera meritevole la loro posizione perché offrono un servizio molto buono. Tuttavia, questa cosa ha delle implicazioni per quanto riguarda la democrazia, perché noi abbiamo dei discorsi che riguardano noi, la nostra comunità politica, che si realizzano in gran parte nel settore digitale, intermediati da una o due piattaforme. Okay? E a queste piattaforme abbiamo demandato molto spesso il ruolo di decidere cosa è tollerabile e cosa non è tollerabile da dirsi nelle piattaforme. Voi capite che gli stiamo dando un potere molto molto grande. Ecco perché si parla ad esempio di antitrust o si parla di regolamentazione pubblica. Nessuno vuole tornare indietro nell'innovazione, ma a innovazione tecnica secondo me sarebbe bene che corrispondesse un'innovazione appunto liberale, democratica, in cui ci chiediamo, ma visto che si tratta di questioni pubbliche, sarà il caso di dare delle linee guida pubbliche, dei regolamenti pubblici, si tratta di monitorare, in che modo possiamo monitorare? Queste piattaforme sono grandi, sarebbe bene appunto che ce ne fossero di più. Tutte queste non sono soltanto questioni di tipo economico, commerciale, ma vista il ruolo di queste piattaforme sono anche questioni di tipo politico. Chiaro, chiarissimo. Ecco, poi appunto c'è anche, credo su questo discorso si innesta anche due problemi. Uno, la crisi, diciamo, stessa che le democrazie liberali stanno avendo, insomma, poi tutto il mondo, accennavamo prima appunto il caso americano di 2 anni fa o brasiliano, insomma, comunque, e spesso anche all'interno dell'Unione Europea, insomma, si parla un po' di questo, di questa difficoltà, insomma, che i sistemi stanno avendo con sempre più gente che non vota o gente che non riconosce il risultato elettorale e quindi insomma tutta una serie di complicazioni che vanno a colpire. L'altro elemento probabilmente può essere quello legato alla difficoltà di normare internet nel momento in cui diciamo appunto esso travalica insomma i confini nazionali. Magari posso accennare contesti come quello della questione dei dati GDPR, insomma, rispetto agli Stati Uniti e Unione Europea che sono più contratti a queste cose, però diciamo è sempre un po' più complicato forse rispetto al passato riuscire a intervenire. Certo, è sempre più complicato e proprio per questo motivo in genere le riforme da questo punto di vista sono riforme che in genere superano il livello nazionale. Per fare un esempio, noi abbiamo parlato di antitrust, ma potremmo parlare anche di tassazione delle piattaforme. Una proposta di riforma in questa direzione è venuta, se non sbaglio, un anno e mezzo fa, in ambito G7, in cui appunto si è proposta una tassazione minima globale che andrebbe a, diciamo così, riguardare
grandi dell'economia che, guarda caso, in questa fase sono soprattutto dei grandi digitali. Ecco, quindi questa, ad esempio, è una riforma che era già stata discussa, ma che col cambio dell'amministrazione americana è stata rilanciata. Biden ha appoggiato questa ipotesi, l'ha appoggiata anche gli Stati europei. Adesso bisogna vedere, diciamo così, come verrà applicata e quanto sarà efficace. Ma anche la protezione dei dati personali, ad esempio, è stata un'operazione svolta dall'Unione Europea, quindi appunto molti stati nazionali sono stati coinvolti. Questo appunto perché si tratta di piattaforme molto, molto importanti che operano a livello molte nazioni, e quindi, diciamo così, le risposte più efficaci in genere arrivano a un livello superiore a quello nazionale. Detto questo, è del tutto, cioè non ha senso l'idea secondo cui le piattaforme internet, i servizi internet sono qualcosa che sono ingestibili dallo Stato. Questo non è vero, perché gli stati autoritari, abbiamo visto, hanno tutte le capacità tecniche per stroncare internet e per metterlo sotto controllo. Lo ha già fatto molto, in maniera molto efficace la Cina, lo ha fatto in maniera molto efficace l'Iran, lo sta facendo la Russia, soprattutto a seguito dell'aggressione all'Ucraina, ma l'ha fatto anche l'Egitto, il regime egiziano. Internet può essere benissimo controllato dagli stati. A noi sembra questo impossibile perché viviamo come naturale un contesto liberal democratico in cui appunto, diciamo così, l'Occidente ha deciso di gestire internet con gli stati che hanno fatto un passo indietro rispetto a internet, e che lasciano libertà di espressione fino a un certo punto, ovviamente, perché ad esempio la pedopornografia non è assolutamente, giustamente io ritengo, non è accettabile su internet, viene perseguita. E questo già segnala che gli stati hanno tutte le possibilità tecniche in realtà per bloccare, diciamo così, per gestire internet. Il problema è quando ci sono dei regimi autoritari che utilizzano internet proprio per quanto riguarda la repressione. E qua ci possono essere dei problemi, e purtroppo internet può diventare anche un alleato dei regimi repressivi, perché i regimi repressivi hanno delle operazioni tipo reattivo alle manifestazioni. Ad esempio in Egitto, quando la gente è uscita in piazza, hanno bloccato internet o hanno ridotto moltissimo la banda di internet, e questo è stato fatto anche in altri paesi, e anche in maniera proattiva, perché poi internet può essere usata dalle agenzie governative per la propaganda, eccetera, eccetera. E quindi in realtà internet può essere controllato dallo Stato con un certo agio, e può anche essere utilizzato da regimi autoritari. Tant'è vero che in Egitto, a un certo punto, dopo appunto la cosiddetta primavera araba, dopo la prima fase, quando c'è stata la prima fiammata rivoluzionaria, c'è stata l'azione repressiva anche su internet del governo, a un certo punto giravano volantini del militante smart, e il militante smart non è il militante tecnologico, è il militante furbo, e il militante furbo non utilizza gli smart, ma utilizza fotocopie. E poi il militante smart dovrebbe, secondo questi volantini, se rigorosamente su carta, dovrebbe andare in giro per la città con delle bombolette spray nello zainetto, nelle tasche, in maniera tale da oscurare la videosorveglianza. Quindi vedete, a volte appunto non sempre le tecnologie purtroppo sono a favore di movimenti per la libertà. Chiaro, chiarissimo. Purtroppo aggiungo, insomma, poi insomma dalle primavere arabe sono passate ormai anche 10 anni, e quindi insomma ci sono anche le tecnologie, sempre il riconoscimento facciale, una serie di cose sono anche, c'è, cioè, sempre più magari potenzialmente utilizzabili proprio per fini repressivi.
Ecco, qui volevo chiedere, appunto, abbiamo parlato ha introdotto il tema appunto del regime passivi, quello a cui noi non siamo mai abituati a pensare, perché appunto siamo abituati, insomma, a concepire l'internet, secondo standard, diciamo, delle società occidentali, dove ci sono appunto un certo tipo di problemi, magari non se ne percepiscono gli altri. Però chiaramente cioè, il pericolo esiste. Cioè, volevo chiedere se potevi, magari, cioè, se avevi qualche altra osservazione invece un po' più in positivo da fare su questo tema, nel senso se effettivamente l'internet può servire anche per limitare i poteri del sovrano e se magari c'è, cioè, appunto Twitter, evidentemente no, perché appunto diciamo, il militante smart appunto non, cioè, usa i volantini, però come dicevi prima, perché appunto magari il tweet può essere, anche se fatto a profili anonimi, insomma, può essere sia bloccato sia individuare diciamo, il singolo, però magari insomma magari Tor o altre cose, insomma, cosa effettivamente possa essere in positivo rispetto alla capacità di resistenza alla repressione, Sì. magari, pensando anche al caso dell'Iran delle ultime settimane, insomma. Ah, molto spesso, se noi siamo in un contesto liberal-democratico, le tecnologie migliorano, secondo me, la partecipazione. Poi, certo, ci sono magari un po' di problemi di cui parleremo dopo, magari sulle echo chambers, filter bubbles, però in genere in un contesto liberal-democratico le tecnologie funzionano molto bene. Il problema è che internet servirebbe libero dove non lo è. C'è questo il punto. E dove non è libero, internet servirebbe libero e non si riesce a, ed è molto difficile perseguire questa strada. Come dicevi giustamente tu, è vero che ci sono dei sistemi tecnici come la VPN, come Tor, che sono dei sistemi, la crittografia, che sono dei sistemi che permettono ai militanti di proteggersi dalle incursioni violente, diciamo così, del potere autoritario. Non sono sistemi perfetti, naturalmente, però sono comunque importanti perché aumentano di moltissimo i costi per il regime autoritario di controllo. Perché se noi abbiamo tanti cittadini alfabetizzati digitalmente, tanti militanti che utilizzano questi sistemi di crittografia, eccetera, eccetera, possono essere comunque scoperti, non c'è una sicurezza perché con i big data poi puoi incrociare i dati, insomma, sono tante cose che si possono fare, però aumentano moltissimo i costi organizzativi. Quindi è sempre la vecchia storia, nel momento in cui noi abbiamo una mobilitazione che è molto ampia, di persone molto motivate, molto trasversale nella società, che divide anche magari la classe dirigente, allora, diciamo così, i regimi non hanno speranza. Però fino a che la mobilitazione non è così incisiva, anche se la mobilitazione ha tutte le ragioni di questo mondo, rischia appunto di esserci una brutta reazione da parte dei governi attraverso le tecnologie. Poi, come dicevi tu, le cose cambiano, ad esempio a Hong Kong, in Bielorussia, ci sono state ad esempio utilizzate delle app che permettono la comunicazione fra cellulari utilizzando Bluetooth, quindi da cellulare a cellulare, saltando del tutto le reti di telecomunicazione, però ad esempio questi sono sistemi che possono funzionare soltanto in regimi, scusate, in zone ovviamente urbanizzate come moltissimi smartphone, quindi hanno i loro limiti, però anche qui ci sono le possibili risposte dei governi. Quindi c'è una sorta di io l'ho chiamata così, sofisticazione digitale che continua nel tempo, una sorta di rincorsa fra gatto e topo, fra regimi e militanti per cercare di ottimizzare al meglio le risorse della tecnologia. E non si sa, non si riesce bene a capire in effetti se la bilancia pende da una parte piuttosto che dall'altra. Resta il fatto che purtroppo, non soltanto per questi motivi, ma forse comunque in questo contesto digitale, le ultime mobilitazioni non sono andate benissimo, ecco, bisogna dire la verità. Anche in Egitto, sì, il regime di Mubarak è stato spodestato, però insomma il regime di Assisi ha delle politiche che limitano internet. Quindi insomma la situazione non è positiva. E cosa si può fare?
Secondo me essere consapevoli di questo è la cosa più importante e, di nuovo, fare un'innovazione liberale, che non è, che non sono le stesse azioni che si farebbero in un regime liberale democratico, perché là i problemi sono diversi, là abbiamo delle grandi, abbiamo un contesto libero, però abbiamo queste grandi piattaforme e bisogna cercare appunto di gestire, di ottimizzare gli aspetti positivi, ma anche registrare quelli negativi. Nel contesto invece autoritario l'innovazione politica è tutto di un tutt'altro tipo. Bisognerebbe cercare di difendere i diritti liberali, di estenderli anche in ambito digitale, il diritto alla crittografia, il diritto all'anonimato, sono diritti controversi, ma sono diritti molto importanti, dove manca la libertà politica. E poi la divisione del potere, dicevamo prima, noi conosciamo la classica divisione del potere di Locke e Montesquieu, esecutivo, giudiziario, legislativo, però anche il potere digitale forse andrebbe diviso tra diversi livelli, in maniera tale che il potere del governo, il potere di chi gestisce le tecnologie non si fondano, non si uniscano contro i cittadini. E poi anche a livello internazionale, ad esempio, noi abbiamo delle istituzioni, ma anche molto diverse, come l'ONU, la NATO, che sono ovviamente istituzioni molto diverse, a livello diverso potrebbero sostenere, ad esempio, i militanti di un paese, ad esempio ospitando nei propri server governi, militanti, cosa che in parte viene già fatta. E poi ovviamente la madre di tutte i processi di democrazia, già diciamo così nel primi del Novecento tutti i movimenti socialisti, cattolici, ce lo dicevano, una volta era scrivere, far di conto e leggere, ora si tratta di fare alfabetizzazione digitale, quindi capire un po' come utilizzare le tecnologie, come proteggersi nel proprio piccolo, questo è molto importante naturalmente, e non soltanto avere ovviamente conoscenze tecniche, ma io ricordo sempre anche l'importanza di conoscenze di tipo di spirito critico. Ora anche l'istruzione è molto focalizzata alle questioni economiche, a formare il lavoratore, eccetera, eccetera, il che è anche giusto, ci sta ovviamente. Il benessere è anche materiale importante, però è molto più importante la libertà. Avere dei cittadini che abbiano spirito critico, e questo è molto importante perché abbiamo visto che anche in regimi autoritari buona parte delle energie dello Stato si focalizzano in propaganda, fake news, e quindi avere cittadini che hanno spirito critico è una cosa fondamentale per ovviamente per muoversi in un contesto di questo tipo. Assolutamente, diciamo, forse questo qui è proprio il punto che unisce, insomma, le esigenze, diciamo, delle società, di cittadini, di paesi appunto a regime autoritario e quelli, insomma, ancora, diciamo, che vivono insomma, sistemi considerati democratici, insomma. E, ecco, tra l'altro, appunto, quindi mi collego subito alla domanda successiva, nel senso che, appunto, ora, chiaramente, per esempio, la guerra in Ucraina sta mostrando una serie di problemi oggettivi, diciamo, nella comunicazione. Nell'ultimo, pochi giorni fa, c'è stato, ad esempio, un appello di alcuni dei principali inviati di guerra, diciamo italiani, insomma, per quel Alberto Negri, per fare un nome insomma autorevole, che è stato a lungo anche giornalista adesso 24 ore, che hanno appunto notato come anche appunto in Italia, pur cioè un sistema assolutamente democratico, c'erano dei problemi oggettivi nel poter, cioè, nei telegiornali, nel poter diciamo recepire delle informazioni su fronte di guerra, per non parlare poi della propaganda russa, insomma, che magari anche su internet c'è spesso, mai su Telegram o su cose un po' più informali, gira, arriva anche in Italia, però appunto è altrettanto, anzi ancora se non più, insomma, imbarazzante proprio per il modo in cui vengono mostrati alcuni fatti.
dai droni, diciamo, abbattuti con le scatolette del tonno, insomma, e notizie, diciamo, di questo tipo che purtroppo vengono spesso diffuse sui social. Quindi c'è un problema cioè, che mette in parallelo anche su scala e su un tipo, diciamo, diciamo così, il cittadino educato diciamo, in maniera diversa può capire, diciamo, può essere, diciamo, depotenziare un tipo di disinformazione in maniera diversa. Però appunto c'è un problema di fake news, c'è un problema di camere dell'eco, come facevi dicendo anche prima. E c'è anche soprattutto un problema sempre nuovo e rinnovato di chi detiene, diciamo, dei gatekeeper, cioè chi effettivamente può detenere, insomma, i cancelli, diciamo, dell'informazione, dell'accesso, diciamo, all'informazione e alla verità dei fatti, insomma. E questo però causa anche una società dove in parallelo esistono, diciamo, verità diverse, nel senso, cioè chi crede a determinati fatti dandoli per scontati e chi invece crede all'opposto, magari. E questo però chiaramente si sposa male con quello che siamo abituati a vedere o quello che nella tradizione sono appunto società democratiche e liberali. E quindi questa cosa qui come si può provare a scardinare? Come si può provare a intervenire? Ah sì, allora adesso torniamo, diciamo così, dalle nostre parti, no? In una situazione occidentale con la democrazia liberale. Questo è un esempio, non l'unico, però un esempio abbastanza importante di cose che funzionano benissimo dal punto di vista economico e commerciale, e che però non funzionano altrettanto bene per quanto riguarda il contesto, diciamo così, del confronto democratico. Abbiamo detto appunto che ci sono questi nuovi intermediari, e questi neointermediari hanno delle loro legittime finalità, che sono delle finalità di tipo economico-commerciale. Queste finalità vengono perseguite con dei meccanismi tecnici nuovi, molto potenti, che funzionano molto bene, che sono ad esempio i big data, quindi questa grande raccolta di dati anche personali, ovviamente degli utenti, che va a nutrire poi anche l'intelligenza artificiale. Attraverso big data e intelligenza artificiale noi abbiamo una personalizzazione dei contenuti, delle offerte, dei servizi, abbiamo una profilazione e appunto una personalizzazione. Questo dal punto di vista commerciale ed economico è molto positivo ed è molto apprezzato. Non lo dico io, lo dice il successo di queste piattaforme. E può essere anche ingenuamente così, anche diciamo così, può essere compreso, perché ad esempio se a me piace moltissimo il mare e non amo molto la montagna, mi torna utile che su internet mentre navigo mi vengano offerte dei prodotti sul mare, non sulla montagna. Se mi offrissero dei prodotti sulla montagna mi farebbero perdere soltanto tempo. E invece mi fa molto piacere che mi offrano dei prodotti a Rovigno, a Creta, a Polignano, eccetera, eccetera. Questo, che dal punto di vista commerciale è molto bello, può avere dei problemi però dal punto di vista politico. Perché? Perché la democrazia tendenzialmente si basa sul confronto fra diversi e sulla capacità dei diversi di interagire fra di loro senza far saltare il banco, diciamo così. Perché nel momento in cui salta il banco è ovviamente il rischio della violenza si fa concreto. E quindi noi abbiamo questi meccanismi di personalizzazione che portano alle cosiddette echo chambers o filter bubbles. Cosa significano? Sono due termini che hanno significato diverso, ma diciamo così, parlando in maniera generale, sono appunto delle bolle in cui noi siamo immersi digitalmente. Queste bolle filtrano i contenuti che ci vengono offerti e questo appunto potere di filtraggio lo fanno le piattaforme attraverso i big data, l'intelligenza artificiale, anche un po' di dipendenti più o meno collaboratori sparsi in giro per il mondo.
E poi abbiamo appunto l'Echo Chambers, in cui appunto io sono interno a questa camera digitale e metto la mia voce mi ritorna indietro, rafforzata. Appunto, dico che mi piace il mare e mi ritornano indietro dei servizi o delle offerte sul mare. E, sono in questa bolla in cui mi piace un certo tipo di libro, un certo tipo di saggistica, e mi passano attraverso la bolla soprattutto libri che si occupano di un certo tipo di, un certo tipo di tema nell'ambito della saggistica. Il problema è che, dal punto di vista politico, questo potrebbe essere banalmente un problema. Perché se io ho un certo tipo di idee politiche, il rischio è che nelle piattaforme mi vengano confermate queste idee. E questo è un po' diverso da quello che accade offline, nel senso che noi abbiamo questa dinamica, si chiama dinamica dell'omofilia, anche fuori. Quindi non è che 50 anni fa coloro che erano comunisti andavano d'amore d'accordo con i post-fascisti, cioè no, se ovviamente se la davano di buona ragione, fra l'altro anche in Italia abbiamo avuto una fase del terrorismo poco simpatica, quindi noi sappiamo benissimo che anche offline ovviamente non si scherza. Ma in effetti le dinamiche digitali delle piattaforme sono peculiari, perché offline abbiamo una certa quota di incontri casuali. Se io sono al lavoro in comune, lavoro in un'industria, mi reco al lavoro e queste persone sono scelte casualmente, tendenzialmente, no? Se io lavoro, che ne so, nell'edilizia privata del comune di Torino, quando vado in comune a Torino avrò persone di destra, di sinistra, di centro, avrò persone religiose, atee, agnostiche, ok? Avrò persone a favore dei vaccini, contro i vaccini. Ovviamente soprattutto si lavora, però si ha occasione di confronto. E il problema è che su internet già noi tendiamo ad scatolarci, perché magari l'amico che è di un diverso partito, per comodità, ci fa anche un po' piacere, diciamoci la verità, lo silenziamo, oppure magari togliamo l'amicizia d'amore e non gliela diamo l'amicizia. E per di più le piattaforme ci scatolano ancora di più. Questo è comodo in un certo senso. Il problema è che però rischia, secondo alcuni, si rischia di erodere quello che è l'abitudine all'incontro casuale, che magari dà fastidio, ma che in un certo senso allena il cittadino della democrazia liberale ad avere un confronto con gli altri. Insomma, il classico paradigma di John Stuart Mill, secondo cui chi ha un'opinione diversa dalla mia, è bene che appunto chi entra in rapporto con questa persona, sia se questa persona ha ragione, sia se questa persona ha torto, perché se ha ragione mi conforma alla mia idea, e se ha torto, magari appunto, no, scusate, se ha torto appunto mi conferma la mia idea perché mi rendo conto che ha sbagliato, ma se ha ragione appunto invece magari mi dà fastidio, però mi permette di eventualmente cambiare un po' prospettiva. Ecco, questo nel digitale sembra essere particolarmente difficile perché ci sono meno incontri casuali. Un classico esempio, ormai classico, perché hanno parlato tantissimo anche nel dibattito scientifico, si parla molto di questa cosa, un classico esempio di dinamiche magari anche positive, del tutto legittime dal punto di vista economico, che però possono avere dei costi negativi per quanto riguarda la democrazia. Allora, visto che la democrazia liberale dovrebbe essere un valore molto importante per tutti noi, si tratta di capire come prendere benefici minimizzando gli effetti collaterali. Chiaro. Proseguendo un po' questo ragionamento e vedendo insomma un altro aspetto, insomma, rimanendo, sogniamo anzi nell'ambito proprio del rapporto che c'è tra l'internet per come oggi e la sua funzionalità, diciamo, commerciale, insomma, che poi è quella che in ogni modo ne ha guidato in questi ultimi 20 anni lo sviluppo, insomma, in maniera preponderante. C'è un'altra contraddizione che si viene un po' a porre, ed è questa, nel senso che spesso i dati che vengono raccolti dai nostri comportamenti online, da quello che sono i siti che guardiamo, da dove ci troviamo magari, sono tutti questi dati che vengono raccolti,
in qualche modo hanno appunto l'utilizzo insomma, che viene fatto è spesso per cercare un po' di predire quello che potrebbero essere le nostre abitudini di consumo, quello che ci piacerebbe poter acquistare, quello che ci piacerebbe poter vedere, quello che ci piacerebbe poter incontrare. E questo chiaramente in qualche modo va però anche a ledere un po' quello che è il principio stesso della libertà per come magari uno se lo immaginerebbe normalmente, nel senso, perché appunto in qualche modo, soprattutto magari, non so, pensiamo ad esempio a alcuni casi sempre di molto noti, cioè spesso utilizzati anche nel linguaggio giornalistico, nella discussione giornalistica, per esempio dell'utilizzo ad esempio dei dati da parte dei giudici per dare insomma, delle sentenze, possibilità di recidiva, che però appunto sono molto contrari diciamo, a quello che dovrebbe essere una società liberale intesa Sì, beh, nell'ambito delle decisioni, ad esempio dei giudici e dei tribunali, addirittura qui ci sono anche altri problemi, forse ancora più complessi, legati ad esempio anche a quella che Anderson ha chiamato la cosiddetta fine della teoria, nel senso che noi rischiamo, potremmo, diciamo così, affidare delle decisioni molto importanti per quanto riguarda, ad esempio, aspetti giudiziari a degli algoritmi, senza sapere però bene come funzionano questi algoritmi. L'idea di Anderson della fine della teoria è questa, che quando le macchine superpotenti, soprattutto l'intelligenza artificiale, viene interrogata per, ad esempio, fare delle ricerche scientifiche, noi gli buttiamo dentro un sacco di dati, ma già non sappiamo bene qual è l'ipotesi. Perché noi umanamente, quando facciamo delle teorie, abbiamo delle ipotesi, quindi selezioniamo un po' il materiale e poi facciamo la teoria. Nel caso delle macchine, certo, c'è l'uomo che decide, l'essere umano che decide quali, diciamo così, database inserire, ma spesso sono database molto ampi, quindi non capiamo bene umanamente qual è bene l'ambito. E invece la macchina funziona proprio perché i dati sono tantissimi, sono così tanti, che appunto permettono all'intelligenza artificiale di essere produttiva. E senza di fatto formulare un'ipotesi, senza capire bene quale sia l'ipotesi, non è un problema che la macchina si pone, la macchina trova delle regolarità, delle correlazioni all'interno di questi dati, delle associazioni all'interno di questi dati e appunto propone la sua teoria e propone la sua decisione. Il secondo problema, oltre all'ipotesi, che non si capisce bene qual è umanamente, l'ipotesi della macchina, non si capisce neanche bene come la macchina è arrivata a questo risultato. Perché sono calcoli logicamente così complessi, un'intelligenza diversa da quella umana, che anche l'ingegnere non sa bene ripercorrere i passaggi. E quindi, per certe cose, questo va benissimo ed è anche straordinariamente potente. È un'intelligenza diversa dalla nostra che ci aiuta a scoprire delle cose che magari noi da soli non saremmo mai riusciti a raggiungere. Quindi, questo è molto positivo. Ma dal punto di vista, diciamo così, giudiziario, capite che la cosa rischia di essere imbarazzante. Cioè, pensiamo ai software di intelligenza artificiale predittiva dei crimini, no? Nell'ambito commerciale, se uno sbaglia, vabbè, è il problema più che altro della piattaforma che è un po' meno efficiente nel darmi il servizio commerciale, no? Ma pensiamo di spostarci dall'ambito commerciale a quello appunto giuridico o anche della polizia, di appunto questioni di ordine pubblico, eccetera, eccetera. La macchina ha questi dati, fra questi dati ci sono anche i miei. E segnala che io appunto potrei essere, diciamo così, una persona che non so, propensa a compiere qualche reato. E la polizia mi interroga, e già il fatto che mi interroghi, insomma, cioè, non è una cosa molto piacevole, no? E la polizia stessa, proprio per questo principio di Anderson della fine della teoria, non capisce bene per quale motivo la macchina, analizzando tutti i miei dati,
è riuscita a capire che io potrei, diciamo così, rischio di compiere un certo reato. Mi interroga un'ora, 2 ore, 3 giorni, non si capisce. Alla fin fine, diciamo così, mi lasciano tranquillo. Però intanto, appunto, ho avuto un certo disagio, io quel reato non l'ho compiuto, no? E quindi, insomma, ho un po' un danno. E poi per fortuna che appunto c'è l'ufficiale, l'agente o il magistrato che insomma si rende conto che non c'è un motivo reale. Però se noi avessimo delegato magari alla macchina la scelta, magari la cosa sarebbe stata un po' più difficile. Poi ovviamente c'è il costo, ad esempio Ugo Pagallo, che è un filosofo del diritto di Torino, molto intelligente, ci dice: attenzione, che noi abbiamo anche dei costi gravissimi nel non applicare intelligenza artificiale. Pensiamo al settore sanitario. L'intelligenza artificiale è molto brava nel settore diagnostico, ad esempio, no? Nel leggere le lastre, le risonanze magnetiche, trova con molta abilità, con grande efficienza le malattie, eccetera, eccetera. E questo permette di fare molti più screening, quindi salvare le vite di un sacco di gente. Quindi in questo caso è ovvio che l'intelligenza artificiale è molto positiva. Però anche lì, se il compito diventa molto più complesso, perché ad esempio decidere se una persona è colpevole o innocente è un compito molto complesso. E un altro compito molto complesso, facciamo un esercizio di futurologia. L'intelligenza artificiale che fa un intervento chirurgico, fino a che controlla l'astia in maniera molto efficiente, funziona molto bene. Ma mettiamo che ci sia un'intelligenza artificiale straordinaria che mi fa gli esami del sangue, mi fa l'intervento chirurgico e che mi amputa una gamba, anche se quell'intervento non era previsto perché avevo un'altra malattia, e mi cura questa malattia e mi amputa la gamba. E nessun medico riesce a capire perché mi amputa la gamba. Però lei, nella sua intelligenza artificiale, si vede che ha individuato alcune aspetti della mia situazione biologica, tale per cui probabilmente non mi sarebbe arrivato un tumore alle ossa del dito del piede. E se non avesse agito, probabilmente mi sarei ammalato. Ma nessuno lo sa. Perché è una decisione così complessa e così lontana dal nostro modo di ragionare che nessuno sa se la macchina ha fatto bene o no ad amputarmi la gamba. Perché nessuno sa se poi mi sarei effettivamente ammalato oppure no una volta che la gamba mi è stata tolta. Quindi questi sono esempi molto simpatici che però mostrano come è complessa la situazione, è difficile dire una volta per tutte l'intelligenza artificiale va bene, l'intelligenza artificiale va male, dipende dai contesti, dipende ai ruoli che le diamo, alle decisioni che le diamo. E tutto questo è la sfida, diciamo così, del futuro, dei prossimi decenni. Chiaro. Estremamente interessante. E, ecco, viene spontaneo a questo punto chiedersi però quale sia effettivamente la consapevolezza del cittadino comune, insomma, rispetto a tutti i problemi di cui abbiamo parlato finora. Come accennavo all'inizio dell'intervista, tu hai recentemente pubblicato, insomma, sono uscito subito prima di Natale, questo libro, in cui insieme ad Alex Buriani, che appunto sul punto di vista teorico e appunto statistico, provate un po' a chiedere e capire cosa gli italiani pensano effettivamente dell'internet e cosa è emerso, chiederei. Sì, sono dei dati che secondo me sono interessanti, perché mostrano un disallineamento fra un po' i comportamenti degli italiani e quello che pensano sui loro comportamenti, e quindi un disallineamento fra il piano di quello che effettivamente si fa, di internet come è fatto, e il piano di come si vorrebbe che internet fosse. Non sono proprio le stesse, non è proprio
non sono proprio allineati questi due aspetti. Ad esempio, appunto, gli italiani sempre di più si informano su internet, e a loro piace informarsi su internet, però ad esempio hanno paura delle fake news. Oppure si rendono conto che spesso hanno contenuti allineati ai propri gusti, però vorrebbero anche contenuti un po' diversi. E nei loro comportamenti cedono i loro dati con una certa anche generosità, però vorrebbero avere più controllo su questi dati. Oppure con le loro attività contribuiscono ovviamente all'arricchimento delle piattaforme, però vorrebbero che fossero pagate di più le tasse, soprattutto dalle grandi piattaforme. Questi sono soltanto degli esempi, ma mostrano appunto questo disallineamento. Alcuni potrebbero dire, vabbè, ma è la classica schizofrenia, oppure no, il classico mangiare nel piatto in cui si mangia. Ma io non credo che sia così, o che sia semplicemente così, perché è un movimento un po' tradizionale, se così vogliamo dire, è un po' l'eterno ritorno del rapporto fra gli esseri umani e le tecnologie, nel momento in cui le tecnologie hanno la loro diffusione. Pensiamo all'inizio del Novecento, alle automobili. Le automobili, come internet e come i servizi digitali, ovviamente in maniera diversa, ma hanno avuto entrambe un successo straordinario. Tant'è vero che, insomma, vabbè, gran parte dell'economia del Novecento, insieme alla chimica, è stata economia dell'automobile. Pensiamo che le più grandi aziende erano aziende automobilistiche e aziende connesse all'attività automobilistica, che erano ad esempio le compagnie petrolifere. Ancora oggi, se non sbaglio, Eni è il più importante, se non sbaglio, la più importante azienda italiana. Quindi le automobili, al pari del digitale, un po' di decenni fa sono state apprezzatissime. Ora nessuno vorrebbe tornare al calesse e al cavallo, perché sono davvero terribili. Quindi non si tratta assolutamente di tornare indietro, però all'inizio le automobili, se ci pensiamo, erano senza cintura di sicurezza, non c'era l'ABS, non c'era l'airbag, le ruote delle auto erano strette, i vetri erano infrangibili, non si frangevano, quindi ovviamente se ci si sbatteva con la testa si avevano le brutte conseguenze. Dal punto di vista dell'ambiente non c'era la marmitta catalitica. Quando noi eravamo bambini c'era anche ancora la benzina con piombo, vi ricordate la benzina super? È stata abolita, ora c'è solo la benzina verde e si va verso l'elettrico, si va verso il metano, verso l'elettrico. All'inizio non c'era la patente per guidare, all'inizio non c'erano semafori, non c'erano rotonde. Con questo cosa sto dicendo? Che l'automobile è fantastica, ma che è del tutto naturale essere degli entusiasti, cioè amare l'automobile, ambire ad avere l'automobile e al tempo stesso sperare anche di andare in un'automobile abbastanza sicura, in cui se ho un incidente sono abbastanza sicuro di versarla la pelle, in cui appunto se ho un incrocio so con chiarezza chi deve impegnare l'incrocio per primo, eccetera eccetera. Ora, secondo me, sul digitale siamo in un contesto abbastanza simile, nel senso che noi alla fin fine l'internet che conosciamo, che è l'internet molto connesso allo smartphone, a questa tecnologia, alla fine è venuto fuori da una decina d'anni, non di più. Siamo freschi. È del tutto normale, secondo me, che ci sia questa tecnologia si svilupperà ancora di più, secondo me avrà ancora più successo. Al tempo stesso è normale che noi adottiamo delle contromisure per raddrizzare degli effetti che possono essere degli effetti collaterali, che tutte le cose nuove hanno, anche le cose più belle della storia dell'uomo. E quindi anche a livello europeo si parla ad esempio di protezione dei dati, di GDPR, è stato elaborato e anche è stato dato l'ok a delle innovazioni legislative
come sul mercato, ad esempio, e sui servizi digitali in ambito europeo. Si parla di regolamento per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, questo in futuro sarà sempre più rilevante. Si sta difendendo la cultura del digitale, si pensa a nuovi diritti del digitale, che sono appunto quella la privacy, ma pensiamo anche ad esempio a quanto è stata importante il digitale durante la pandemia. Senza il digitale la pandemia sarebbe stata molto molto peggio, anche se purtroppo ha lasciato moltissimi morti, purtroppo. Però ha permesso a tante persone di continuare a lavorare, eccetera, eccetera. Però pensate in quel contesto alla forza con cui è emerso, ad esempio, il diritto alla disconnessione. È bello poter lavorare online se c'è la pandemia, fondamentale. Però al tempo stesso le persone maturano anche il fatto che avrebbero il diritto a disconnettersi, perché sennò altrimenti sono sempre collegate. La mattina, la sera, il lavoro si appiattisce sulla vita privata, le due cose si mescolano e le persone stanno male. Non sono contente di questo. E quindi questo è soltanto uno degli esempi e settori in cui questo gioco si può realizzare sono molti. E appunto con questo libro, che ti ringrazio per averlo citato, Il governo delle piattaforme, in cui si parla di questi disallineamenti e quindi dei settori in cui stiamo un po' ragionando su come ridurre gli effetti collaterali di un'innovazione che ha avuto enormi vantaggi. Non ti sento? Sì, ok, ti ringrazio molto per questa risposta. Ecco, diciamo che siamo andati già ai tempi un po' lunghi, ti faccio solo un'ultima domanda che facciamo sempre, diciamo, in chiusura delle nostre interviste. Se qualcuno volesse in qualche modo approfondire, diciamo, se avevi qualche testo da consigliare in italiano o in lingua inglese, insomma. Allora. Oltre ai libri appunto che tu hai consigliato, ma allora sul capitalismo delle piattaforme c'è questo libro molto ormai famoso di Shoshana Zuboff che si chiama Il capitalismo della sorveglianza, tradotto, ovviamente c'è il testo in inglese, lei è americana, e in Italia è stato tradotto dalla Lewis University Press che sta facendo dei lavori molto interessanti. Quindi questo direi che è il testo più importante. C'è anche un testo che è stato tradotto che consiglio, invece per quanto riguarda invece la libertà di parola, le fake news e anche i rischi delle fake news e anche i rischi di una regolamentazione delle fake news. E c'è questo libro che si chiama Libertà Vigilata, che è stato tradotto in italiano da Treccani Editore. Ed è un libricino di 150 pagine, molto interessante. Libertà Vigilata? Sì. Adesso poi aggiungeremo anche in nota qua sotto appunto i riferimenti. Ultimissima domanda, mi collego, diciamo, a quest'ultima, semplicemente per chiederti, spesso mai citi nei tuoi interventi, oltre che appunto tutta la tradizione liberale, anche un grande intellettuale italiano, insomma, ormai purtroppo scomparso qualche anno, che è Stefano Rodotà, che è uno, diciamo, di quelli che forse con più, diciamo, visione ha iniziato a scrivere su questi temi dei diritti per il digitale, la privacy, non solo. C'è qualche cosa che vorresti consigliare, qualche suo articolo, qualche testo anche suo che vorresti? C'è un testo, adesso non mi ricordo benissimo il titolo, ma c'è un testo edito da Mulino che raccoglie alcuni suoi interventi. Consiglio anche i suoi interventi da presidente dell'autorità per la protezione dei dati, per la privacy, perché lui è stato presidente all'inizio del secolo, diciamo così, e anche i suoi interventi pubblici, le sue relazioni sono molto preziose. Rodotà sicuramente è stato il più grande, ecco, italiano che si è occupato di questo tema,
ci ha segnalato l'importanza di un habeas, lo chiamava l'habeas data, io preferisco chiamarlo habeas mentem perché permette, diciamo così, di mettersi in relazione col classico habeas corpus della tradizione liberale, no? Che permetteva ai cittadini del Regno Unito, ai cittadini permetteva di avere le loro libertà fisiche garantite, ora si tratta di garantire sempre di più le libertà anche, diciamo così, mentali e ovviamente dei dati, perché, come spiega Rodotà, i dati, soprattutto i dati digitali, penetrano i nostri comportamenti e riescono a raggiungere la nostra intimità. E per questo motivo, appunto, Rodotà, per aver segnalato questo problema e anche per aver proposto delle nuove prospettive, dei rimedi, Rodotà è un riferimento imprescindibile. Perfetto, no, ti ringrazio ancora tantissimo per tutto il tempo che ci hai dedicato oggi, se avete fatto un po' una carrellata un po' varia, però sono riuscito a dare moltissimi spunti interessanti a chi insomma, avrà un po' occasione di ascoltare questa intervista e te ne sono molto grato, insomma. Ti ringrazio anche moltissimo. Grazie a te per l'invito. E niente, poi speriamo che insomma, in futuro ci saranno anche occasioni poi dal vivo per conoscersi, per andare avanti nelle riflessioni. Sarebbe bello. A presto, allora. Buona giornata, grazie.